Oggi vi raccontiamo la storia di due giovani sposi di origine pugliese che hanno scelto la Puglia per il loro viaggio nuziale e hanno viaggiato in abiti da sposi. Li abbiamo seguiti dal loro viaggio, dalla loro partenza da Milano fino ad una spiaggia di Gallipoli. Sentite. Una storia di amore e pugliesità che parte da Zurigo, prende corpo in una piccola chiesa di Como e si esalta all'aeroporto di Malpensa, dove Emanuela e Gabriele, piccolo pargolo di appena 3 mesi, sono giunti per prendere il volo, è proprio il caso di dirlo, alla volta di Brindisi, luogo da dove comincerà il viaggio di nozze della coppia, conosciutasi casualmente in Svizzera, ma di solide origini natie della terra di Puglia. Salentino, nato a Como e geometra, lui, arbitro di calcio per passione, un posto in una banca zurighese, lei un po' barese e un po' foggiana. E così ecco che la coppia, anzi il trio, si è presentato all'aeroporto lombardo in perfetta tenuta matrimoniale, raccogliendo congratulazioni, sorrisi e tanta allegria, il vero obiettivo dei due giovani sposi. La cosa più importante per noi è che volevamo portare tutta la gioia del nostro matrimonio insieme a noi, che per quello abbiamo fatto questa scelta insieme giù in Puglia, nella nostra amata terra. Tante passeggiate, tanti ricordi, vedremo le foto sul telefonino, sentiremo i nostri amici, i nostri cari, quindi una cosa diciamo di relax. L'aereo degli sposi proveniente da Malpensa atterra a Brindisi alle 14:20 in perfetto orario. In attesa del ritiro dei bagagli, nell'area sterile gli apre la classe intorno a una marcia nuziale tra lo stupore degli altri passeggeri. Sembra un film hollywoodiano, ma è tutto reale, con Manuela, la neosposa, avvolta in un vestito di organza color champagne che tiene in braccio il piccolo Gabriele di appena 3 mesi ed Emanuele, lo sposo, di elegante abito blu che trascina 2 grandi valigie. Per loro applausi e cori festosi. Evviva gli sposi! 50 minuti di navetta e la famigliola giunge alla meta finale del viaggio, quella spiaggia di Baia Verde a Gallipoli ancora invasa dai turisti che per 2 settimane farà da sfondo a una meravigliosa luna di miele. Siamo stanchi, però felicissimi, quindi non so se dire che è faticoso o no, non vedevamo l'ora di arrivare. Come mai da Zurigo a Gallipoli in luna di miele? Perché è bellissima la mia terra d'origine e la sua. Quando si trova in Svizzera, quanto pensa a questo mare? Tutti i giorni, tutti i giorni, è bellissimo. E torna a crescere il turismo nel Salento, i dati di settembre sono buoni.